Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Vedete il titolo, vi farà capire di che cosa andiamo a parlare: Qualità. Qualità, qualità nell'ambito del settore dell'estetica in senso lato. E allora, da una parte abbiamo il piacere di avere qui con noi prima le signore Daniela Andolfo, visagista estetista titolare di Daniela Studio. Grazie per essere qui con noi. Dall'altra abbiamo voi. un medico, un chirurgo ben ritornato, Pier andrea Cicogna che è specialista in chirurgia plastica. E allora diciamo così estetica a tutto campo, però sempre con grande attenzione. Ed è questo l'argomento su cui vogliamo anche eh, focalizzare. La vostra attenzione, ovvero non tutto è bene, non tutto è bello, l'avete molti lo hanno già scoperto e purtroppo toccato con le proprie mani, bisogna cercare di capire dietro le righe. Eh, dove si cela il vero o la vera professionista. Non è cosa da poco perché eh, l'estetica è sempre un settore che tira moltissimo, va di conseguenza e questo è importante che anche sia così perché naturalmente sono delle piccole gratificazioni che possono far bene all'umore, possono risollevare così anche le sorti di una persona che magari si può lasciare altrimenti andare. Però bisogna farla con, da persone che sanno svolgere il loro lavoro. Adesso tutti sanno cimentarsi pur di trovare un mestiere in qualsiasi cosa, utilizzano qualsiasi tipo di strumentazione. O di supporto o quant'altro, però poi la salute eh, ce ne rimette indubbiamente. Allora, noi come sempre cerchiamo di eh, trovarvi professionisti migliori del settore, di proporvi, quindi di dialogare in questo senso per darvi delle informazioni in più, per capire verso dove stiamo andando. E allora incominciamo proprio in questo senso. Settore estetica, uno dei settori comunque trainanti dell'economia, eh, i dati che sono stati anche riportati dall'Istat, da, da Confcommercio, eccetera, indicano che non risente in modo così importante della crisi come altri ambiti. Persino l'elettronica è crollata, però questo è un settore che tutto sommato ancora sta in piedi. Ma dove sta andando? Cioè, Quale evoluzione c'è stata? Che sì. cambiamento eh, ha avuto la clientela nelle sue richieste e voi anche? Anche nell'offerta che presentate, poi vedremo anche le novità che ci sono per quel che riguarda invece gli interventi di chirurgia e quali sono le richieste del momento. Innanzitutto, confermo, è un settore in crescita, cioè per contro, parliamo di crisi, la vediamo, la viviamo tutti i giorni tutti quanti, però è un settore eh, estremamente, proprio esponenzialmente in crescita. Notiamo anche delle chiusure, sicuramente, non sono poche, e anche qui, però, dall'altra parte, notiamo sempre nuove aperture. Perché? Perché è una richiesta che la clientela, le persone fanno perché vogliono stare bene, vogliono vedersi bene, vogliono vivere bene la propria immagine, il proprio aspetto e anche io vorrei dire qualcosa in più, quindi una nota in più, anche proprio un benessere eh, personale interiore. Perché quando stai bene con te stesso, ti vedi, cioè ammiri la tua figura, la tua immagine e ti rivedi quello che vuoi vederti, naturalmente stai bene. Ci sono stati però dei cambiamenti sicuramente, quindi a livello di domanda, l'offerta si deve adeguare a questa domanda. E cosa noi professionisti possiamo fare per adeguarci a questa domanda? Cercare di dare una, diciamo, creare delle varianti, chiamiamole, chiamiamole voci di listino, nelle voci di listino. Quindi, non più il trattamento diciamo, settoriale, che quindi va a scomporre la persona, mi passi il termine, a scomporre la persona in diversi segmenti. Ma un trattamento, trattamento olistico, cioè eh, Daniele Andolfo entra in uno studio di estetica e non chiede più il trattamento per le gambe, chiede di poter star bene, quindi di fare un po' una remise in form totale, globale del proprio, della propria persona. Quindi un po' un check-up per un vedere check quello che non è più in Chiaramente c'è sempre una consulenza di base che serve un po' a capire anche la persona-soggetto che ci troviamo davanti, sia maschio che femmina, sia. La persona matura, quindi avanti con l'età che è il ragazzino giovane, sempre più, e quindi cercare di dare appunto un po' un, un servizio globale a questa persona che una volta deciso di fare il suo trattamento, si troverà con una serie di consigli e di pianificazione che porterà naturalmente avanti. Non siamo più. Eh, come era chiaramente tanti anni fa, ai tempi d'oro, chiamiamoli così, gli anni in cui un po' era la cliente che ti, dava, ti chiedeva il servizio ma lo faceva lei quasi, nel senso che decideva lei cosa era meglio per lei. Oggi il professionista deve creare appunto una pianificazione di trattamenti dove la cliente che si stende nel lettino e chiede il massaggio possa usufruire anche di un trattamento alle mani, piuttosto che nel tempo sempre di posa di un trattamento al viso, un po' come avviene nelle spa. Allora, tutto questo non richiede 24 ore in una giornata per 30 giorni al mese, in un mese, richiede quell'ora, due ore nella settimana che, nei giorni che una persona chiaramente può avere a disposizione in base alle sue tempistiche, ai suoi impegni eccetera e che servono veramente a uscire con un'immagine diversa. Quindi un trattamento mirato, quindi che ha come obiettivo un risultato assolutamente perché la persona, chiunque di noi, non vuole più farsi prendere in giro, dove la professionalità rimane sempre al top di questo servizio e così deve essere, sempre di più sarà. Aspettiamo luglio e vediamo che sconvolgimenti ci saranno anche proprio a livello legislativo, in campo di cosmetici. Noi già questo lo sappiamo. Io non sono impaurita personalmente perché so di lavorare con aziende che mi garantiscono questo, quindi la qualità, il servizio, le certificazioni, che aspetta, cosa non da poco, parte. quando poi lavori con settori di nicchia tipo dermopigmentazione naturalmente ancora di più e quindi la persona che esce dal, dal, dallo studio vuole avere un servizio che gli dia effettivamente un risultato, gli dà una garanzia di quel risultato che si manterrà nel tempo. Un'altra differenza per evitare appunto queste lunghissime estenuanti sedute come una volta si usava fare i 20-30 trattamenti, quindi questi pacchetti veramente grandi che davano anche dei costi importanti, richiedevano dei costi importanti per il tempo. Oggi abbiamo diminuito, quindi le aziende stesse ci formano in questo modo e noi professionisti proponiamo questa nuova filosofia, meno quindi un'intensità, intensificare i trattamenti riducendoli nella quantità, nel numero. Dando poi la possibilità di avere un home care, quindi una autocura, non mi piace usare questo termine cura perché chiaramente è un termine medico, non è un termine che eh, compete a me, perché non sono medico ovviamente, però comunque viene chiamato usualmente autocura domiciliare, dove la cliente si trova a casa a poter eseguire uno stesso trattamento, quindi è un autotrattamento che è di completamento al trattamento fatto in cabina. Attenzione, non è uno vale l'altro è un'integrazione, è una sinergia, perché è chiaro ed evidente a tutti che quello che un professionista può dare come tecnica di massaggio in un corpo che è esteso, quindi in una situazione assolutamente rilassata, è dove diverso, non c'è una contrazione muscolare, dove devo andare ad applicare dei fanghi piuttosto che del limo, piuttosto che altre sostanze, è chiaro che mi trovo un impedimento a casa, quindi il trattamento di autocura che verrà poi dato a casa in sinergia stretta, con i trattamenti in cabina sarà molto semplice, quindi la cliente eh, diciamo verrà istruita ad utilizzare quei prodotti: uno, due, tre, quelli che saranno, per poter completare ad aiutare, quindi continuare a stimolare. Non è vero che la pelle non recepisce niente. La pelle recepisce come? Cioè è vero che noi abbiamo sempre detto, anche questa è una cosa a sfatare, la pelle non permette, ostacola la veicolazione dei prodotti. No, la pelle ha una sensibilità non indifferente, diverso il giorno, diverso la notte, la cliente viene anche proprio un po' eh, informata e formata su questo. Non è che noi diamo corsi di formazione all'utenza finale, no, assolutamente, però ci teniamo che il risultato sia veramente garantito. Oggi è così. Quindi un'altra cosa così. ultima che voglio dire, quando sento, lo sento spesso dire anche da colleghi e mi dispiace, che eh, oggi il cliente vuole essere ascolta, cioè vuole sentire, vuole ascoltare, vuole recepire, deve essere informato, mi vende a dire ma scusate perché questo non avveniva anni fa, se le aziende formano noi è un nostro assoluto, assoluto dovere informare il cliente del servizio che andrà a. Eh, ad eseguire, quindi a fare che, il servizio che poi richiede. Mm, tutto questo naturalmente fa anche dire poi un'ultima cosa. Se è così, per quale motivo noi ci preoccupiamo tanto di dire ma perché il cliente non ascolta oppure deve essere informato? Il cliente ascolta è come? Ha bisogno di essere solo eh, sicuro che il posto in cui andrà, quindi là dove andrà a suonare il campanello, troverà tutti questi elementi insieme. Perché una volta che non sarà soddisfatto non tornerà più assolutamente questo Infatti, questa non è, un altro... non è una, una, diciamo una, sp... una considerazione da poco ecco se una persona eh, segue questi consigli e quindi si affida a un proprio professionista professionista dell'estetica quindi si prende cura nei vari step della vita perché poi eh, dedicandoci un po' di tempo di buona volontà anche un po' di investimento poi quando eh, c'è da fare l'intervento quello importante e cerchiamo di capire quali sono adesso gli interventi che possono essere ancora più richiesti e che vanno eh, in auge il lavoro per voi è diverso, no? Cioè meno. Eh, Anch'io mi permetto dopo 25 anni di professione a dire come sono cambiate le cose. e Vedo che c'è molta più riflessione. Cioè, capita alle volte di vedere un paziente un anno fa o due anni fa, con mia grande soddisfazione, ritornano per confermare l'intervento. Nel frattempo, al di là di quelli che possono essere le problematiche economiche, vedo che però il paziente si è informato molto, ha girato forse qualche altro chirurgo, per cui lì l'informazione l'ho sempre data, ma adesso c'è anche l'informazione in rete che a mio avviso qualche volta è anche fuorviante. Eh beh, in molti casi purtroppo. Allora in questo caso il colloquio col medico è ancora più importante perché eh sì. più delle volte hanno delle notizie scientificamente scorrette. Allora qua sta a rimetterla in carreggiata. Però purtroppo la rete di questi tempi è fatta per catturare. Eh sì. Quindi, non sempre. No, effettivamente, adesso non è una fonte è una fonte di informazione, però, però non di informazione veritiera. È perché utile, ci va chiunque. Cioè exactly, è... ma ti è apre le conoscenze, però ripeto, nel settore non, medico non è fuorviante. Perché il paziente crede di sapere tutto o quasi. Allora là sta. E qui carezza. sta il problema. Allora, che cosa un paziente dovrebbe eh, conoscere, sapere e che cosa dovrebbe allertarlo sulla eh, qualità della preparazione allora, del professionista? È importantissima l'informazione in rete, le conoscenze del potenziale paziente, però mi creda, alla fine, e penso che Daniela sia d'accordo, vale sempre la qualità del tuo lavoro il passaparola, la fiducia delle persone che già sono passate. la eh? sì, 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 infatti, cioè mi sono trovato bene. Alla fine quello ti gratifica dopo tanti anni di professione e ti fa capire che vali solo tu. Il messaggio pubblicitario è importante, la visibilità è importante, però poi parlano i fatti. Assolutamente questo sì. E Alla fine si vede che tantissime persone si sottopongono all'intervento perché gliene ha parlato la cugina che c'era già passata qualche anno prima e che la cosa è fine, andata buon fine. Se vogliamo un po' supportare quello che è il suo titolo, che è quello della qualità. Qualità vuol dire materiali, vuol dire professionalità, vuol dire, l'ho detto tante volte qui nella sua trasmissione, vuol dire anche dove ti sottoponi all'intervento. Perché anche componente. qua c'è sto proliferare di cliniche, che è un termine che a mio avviso non ci sta dove clinica è un ambulatorio dove si effettuano delle manovre che non dovrebbero quasi neanche essere effettuate, dove la paziente viene dimessa in tempi strettissimi e poi spesso con conseguenze non dico pericolose ma fatali. Mm. Non è la prima volta che succede. Assolutamente. Però con... qua perché? Perché questo tipo di gestire la chirurgia è chiaramente ad un costo minore. Cioè, beh, è ovvio, infatti questo. È, è ovvio, allora è ovvio oppure... Parliamo del famoso scandalo che un anno fa circa ha sconvolto il mondo della chirurgia plastica, che era quello delle protesi di scarsa qualità. Quando parlava di... della qualità dei prodotti pensavo proprio a quello, che non è solo di un anno fa, continua ad essere e non se ne parla più perché poi si va a ondate. No? Non eh, se eh, ne cioè... parla più, eh, ma adesso... mi creda ci sono tantissime persone che si sottopongono al despianto perché al di là che la protesi fosse... Brutta da vedere o che avesse dato problemi di infiammazione di rigidità, non è silicone medico, è silicone industriale. Quindi, con conseguenze pericolosissime per la salute. Assolutamente. Ecco, allora qui... dico: ha senso che una paziente si sottoponga a una mastoplastica con protesi di pessima qualità che faccia meno di farlo. Bravissimo, questo è molto importante perché dopo le conseguenze sono peggiori oppure. Ehm, Trovati il medico giusto che ti usi il prodotto giusto, aspetta qualche anno, anche perché al giorno d'oggi le protesi sono dotate di garanzia, che quindi non devono più essere sostituite con quella cadenza che avevano un po' di tempo fa. Adesso che garanzie danno? Allora, anche qua adesso, adesso ci sono sempre le solite protesi che ogni dieci anni vanno sostituite. Dopo che chi le metta non lo dica, il discorso cambia. E qui sta anche la gravità però della... Vabbè. Ci sono protesi. Oggi con garanzia a ditta, cioè la ditta si riserva la garanzia su, per qualsiasi rottura, ovviamente non accidentale, ma legata al prodotto, per cui minimo la durata della protesi di buona qualità è doppia, perlomeno 20 anni. Perlomeno, quindi questo è un po' il periodo. Chi fosse arrivato, e ci sono anche molte persone, questo lo sappiamo, alla scadenza più o meno di una o dell'altra protesi, ecco. In questo momento che cosa consiglia allora, dal punto di vista eh, medico? Consiglio, ma questo dovrebbe essere un consiglio che ogni donna dovrebbe effettuare in ogni caso di sottoporsi ai controlli periodici, cioè magari la semplice ecografia o dopo tanti anni forse è più indicata la risonanza magnetica uh -huh. per vedere se il prodotto è integro. Non mi riferisco esatto. a problemi di salute, parlo all'involucro eh, che sia ancora conservato. Ed è ovvio che dopo dieci anni il prodotto va sostituito perché trasuda, perché c'è sempre un film di liquido sotto Ci alla possono protesta. essere ripercussioni per la salute di conseguenza. Ecco, sì. quindi questo non è un messaggio. Non sto parlando dell'effetto sì, estetico che adesso la no, protesi no, no, è più no, naturale, a goccia e no. prima era rotonda. Assolutamente. Parlo assolutamente. di problemi della salute. Ecco, no, questo è importantissimo perché eh, purtroppo ci sono situazioni che vengono tralasciate e dopo abbiamo le ripercussioni. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Tra poco. Ecco, quando parliamo di qualità dei prodotti, abbiamo parlato del tipo di protesi che devono essere immesse, quindi anche qui l'importanza di un professionista che a sua volta si appoggia poi ad aziende serie, a strutture serie. Perché quando parliamo di interventi chirurgici non si scherza e abbiamo visto le conseguenze. Nel settore dell'estetica, eh, parliamo anche di quegli interventi correttivi che molte volte aiutano la persona, anche il post operatorio, eh, per carità, esiti cicatriziali non del tutto eh, sì, riusciti, quindi l'intervento. Può essere importante. Ma anche perfettamente riusciti, che però chiaramente lasciano sempre una cicatrice. Vabbè, ovviamente è bene eh, completare è... un lavoro quindi... che poi dia un ottimo risultato. Eh, esatto, un completamento. Anche qui eh, parliamo di tatuaggi qui... di tipo <ride> estetico importanti, quindi non il tatuaggio decorativo, eccetera, ma che ha una funzionalità. Ma che è sempre un tatuaggio è. Eh? Bravissima. Eh. E allora anche qui parliamo di materiali, parliamo di professionalità. Parliamo di di... o ma i materiali sono visti di conseguenza sempre di certificazioni perché alla fine mi trovo con un prodotto che viene impiantato sotto cute, che lì deve rimanere, che col tempo chiaramente subirà delle variazioni, perché è normale, soprattutto quando ne parliamo di viso, chiaramente il viso non è coperto come il corpo, richiede materiali completamente diversi proprio a livello di pigmento rispetto a un pigmento utilizzato per il tatuaggio su corpo ma rimane comunque sempre un pigmento che viene impiantato, quindi è chiaro ed evidente che la certificazione in primis deve essere la prima eh, diciamo richiesta a livello di sicurezza, proprio che deve rassicurare l'utente finale. Quando noi facciamo firmare il consenso informato ci sono tutta una serie di note, quindi di considerazioni, oltre che di chiarimenti e di informazione che viene dato alla, data alla persona sulla quale purtroppo poco spesso la persona si sofferma. Forse il punto poi centrale, quello definitivo che fa ragionare sul sì farò o no non farò è proprio il prezzo. E io rimango molto delusa da queste, tante volte non nascondo, lo dico, che tante persone entrano dalla mia porta e se ne vanno. Perché? Perché io non mi metto a barattare sul prezzo del trattamento. Allora se io devo dare un servizio dove per prima ho lo scrupolo di controllare e di verificare che i miei pigmenti, io dico i pigmenti, ma guardi che la cosa riguarda qualsiasi prodotto cosmetico, accennavo prima, le dicevo, aspettiamo tra giugno e luglio, ci saranno delle normative molto severe. Sull'uso dei cosmetici? Faccio una piccola parentesi. Quando noi applichiamo, noi estetiste, noi professionisti, applichiamo un olio essenziale, il eh sì. dottore ce lo potrà confermare? Se noi a distanza di un'ora andiamo a fare un esame delle urine, troviamo questa sostanza? Parte di questa sostanza Casi. nelle urine e mi ricollego ancora al discorso che facevo prima, tanto per dire quanto la pelle non sia vero che non riceva. Allora, anche se in, a livello non invasivo, chiaramente, ricordiamo che il tatuaggio è un microatto chirurgico, quindi tanto più io dovrò avere sicurezza e riportare questa garanzia, questa forte sicurezza. A chi mi richiede ecco, il E Qui vediamo anche dalle immagini proprio riprese mentre voi intervenite, come viene fatto in una stanza che è praticamente quasi fosse una piccola sala operatoria. Guardi, adesso, con per poter che... operare in questo senso, quindi dare questo tipo di nicchia di servizi ehm, ci sono delle cose che riguardano anche i requisiti oggettivi dell'ambiente. Quindi diventano dei veri e propri ambulatori estetici, naturalmente, di tipo estetico, ma pur sempre... Cioè, quindi bisogna essere attenti che ci siano queste strutture. Determinati quindi... requisiti, certo, quindi non è solo il professionista, validissimo, importantissimo, questo è chiaramente neanche da, da pensare certo. che non sia un professionista, ma è anche l'ambiente che, che deve garantire chiaramente un certo tipo di, tra virgolette, ma poi è così, di sicurezza nel momento in cui si va a creare questo certo. servizio quindi a dare effettivamente questo servizio eh, per cui la certificazione io mi veramente tante volte dico lo ripeto la verità mando via perché non è una questione non possiamo stare lì a guardare se come perché ma lei deve anche capire eh, e lo sa già sicuramente che purtroppo ci sono tanti fruitori, cioè ci sono tante persone che, non sono fruitori, sono persone che prendono queste macchine, prendono, catturano queste tecniche, catturano questa falsa professione e la eseguono nelle case, la eseguono magari in posti che non sono neanche adatti e idoni, quindi non c'è la formazione, non esistono le certificazioni, non esiste un'adeguata eh, conoscenza del mestiere. E quindi tante volte proprio una questione di prezzo, il cliente si rivolge a queste per poi venire a chiedere a noi naturalmente di risolvere un problema. Io penso, io parlo del mio, ma credo che eh, questo sia un po' in tutti i settori. Vede, quando noi pensiamo, andiamo a comprare una camicia e sappiamo di essere stati in una certa sartoria, di stile, di qualità, eccetera, abbiamo la certezza che questa camicia sarà una camicia di qualità. La stessa cosa è per i servizi, sono servizi alla, per, alla persona. Lei pensa che non sia importante e non sia assolutamente indispensabile che la professionalità sia al massimo dei livelli? Ora non è neanche qua questione di dire io sono più preparato di te, ognuno ha avuto una sua formazione, ognuno segue una sua filosofia, nel rispetto quindi degli altri. Oggi non si deve parlare di concorrenza, ma secondo me di integrazione, quindi di. E copartecipazione tra i vari professoristi, cercare di differenziare il servizio che viene dato, ma il risultato, l'obiettivo deve essere sempre quello, cercare di dare il servizio migliore perché il cliente sia contento, si riaffidi a te e come diceva il dottor Cicogna prima, poi col passaparola che la regoletta veramente più semplice sì. possa portare a indirizzare qualcun altro a lui vicino con Una certa sicurezza e con una certa fiducia, assolutamente no. Perché poi stiamo sempre parlando di salute. Ecco, forse le persone non hanno presente questo, poi guardano il lato estetico, staccato dall'aspetto salute se esatto, fino a se sì. stesso per migliorare un fattore che non riguarda la salute. In realtà, poi le ripercussioni purtroppo si vedono sulla salute e, e le vediamo anche molto gravi. Da questo punto di vista, eh, tra l'altro, la salute si è parlato in senso olistico, è anche lo star bene, lo stare in armonia con se stessi, ritrovare il proprio equilibrio, il rapporto. Con il mondo che ci circonda in modo più sereno e pacifico possibile. A volte, questo tipo di interventi, quando sono proprio eh, voluti, pensati perché l'andare da più professionisti è una persona che comunque non lo fa così, ma vuol dire che ha fatto delle riflessioni e considerazioni, vogliono portare a un certo esito. Sto meglio come stesso, finalmente mi eh, gratifico sotto un certo profilo ed ecco che secondo me il fa quello di farlo a 18 anni. È un punto di domanda perché a 18 anni uno non ha neanche maturato una consapevolezza eh, completa di quello che vuole, dove vuole arrivare, eccetera. Però quando uno lo pensa, eccetera, è una conquista. E allora che cosa è maggiormente eh, richiesto, che tipo di intervento può essere veramente consigliato perché dà maggiori benefici, maggiore soddisfazione e gratificazione? Io l'ho sempre definita quella che è la chirurgia della felicità. Cioè quella mm. che ti fa star meglio con te stesso, in cui tu non perché è necessaria, ma ti sottoponi perché ti rende più felice. Eh, nella mia esperienza ci sono due interventi, eh, uno fra l'altro è quasi più appannaggio del maschio e l'altro esclusivamente della donna, che sono la mastoplastica nella donna e la rinoplastica nell'uomo. Ah, proprio, c'è cioè una netta. Sì. Allora, la mastoplastica nella donna, uso le sue parole, i 18 anni. allora L'allora sottosegretario alla salute emanò una legge, che, fra l'altro, è stata approvata l'anno scorso, non subito, in cui è passata la cronaca come il divieto di rifarsi il seno alle minorenni. No, l'idea era quella di creare il registro nazionale delle protesi, cioè che la protesi fosse tracciabile eh sì, dalla produzione al momento dell'impianto. Quello sarebbe stato fondamentale. Poi, saggiamente è stato vietato l'impiego nelle minorenni per fini estetici, perché io stesso ho operato una ragazza di 14 anni, figlia di un medico, perché aveva una simmetria tale che le creava più problemi che non operarsi, quindi solo per fini estetici dopo i 18 anni. Anche se, io fra l'altro ho avuto anche il piacere di essere eh, membro della Commissione del Ministero della Salute, ero l'unico Veneto presente nel team, anche se ho sempre sostenuto che il chirurgo di saggio non avrebbe mai operato una prima dei 18 anni, per il semplice motivo che la ghiandola è soggetta ad evoluzione, aspettiamo che la natura faccia il suo corso, non dovesse soddisfarla, allora può sottoporsi all'intervento. E dopo c'è il discorso del naso, in cui l'approccio è diverso, cioè la signorina ti chiede di farle il naso più carino, e dopo dice sì però respiro anche male invece l'uomo si presenta nello studio perché non respira bene perché ha le allergie perché è russa in realtà c'è il desiderio di farsi anche il naso meno aspro questi sono i due interventi possiamo definirli di cassetta certo per quel che riguarda eh, le protesi del seno che cosa è richiesto adesso? E dalla, no, da parte della pazienza l'aumento è come ci era parlato anni fa, si parlava di un certo aumento, di un certo tipo di intervento eccetera, adesso invece si è um, Allora diciamo, è diciamo che calmierà, vista l'atmosfera certo. dei tempi eh. la sobrietà è quanto mai imperante, quindi le richieste esagerate non ci sono più e credo anche che il chirurgo di buon senso se ne guardi bene da soddisfarle. Certo, che diventano controproducenti. E siccome stiamo parlando al pubblico di casa, se devo spiegarmi, la misura che va di più è sempre la classica terza. Quindi, senza esagerazioni? Assolutamente sì. Fra l'altro, io parlo sempre con i miei numeri: è molto rara la ragazza è giovanissima, praticamente senza seno, che chiede di aumentarlo di una taglia. La maggioranza delle pazienti sono donne con uno o più figlie che hanno allattato il seno si è vuotato e chiedono di ritornare esattamente alla misura che avevano qualche anno prima. Questa è la, la richiesta. Ah, quindi questa è la situazione più... più, più maggiorate, far... eccetera, non esistono. E poi ci sono quei pochi casi, ma sono quelli che veramente le cambiano la vita, delle riduzioni mammarie, dove fra l'altro è considerata quasi una patologia ti costringe ad un andamento goffo, problemi alle spalle, problemi alla schiena in quel caso vedo che le pazienti una volta liberatisi anche di un chilo o più di un chilo cambiano la loro vita ecco ci sono adesso un po' eh, chiedo le conferma, tendenze a portare il grasso da una parte all'altra no, del corpo mm. e... sì. allora, <ride> si, allora anche... si chiama lipofilling ed è la tecnica che permette di recuperare il proprio grasso allora, fermo restando che è un po' eh, la tecnica di prendere i due piccioni con una fava, cioè di togliere da dove disturba e metterlo dove manca, ultimamente è stata molto reclamizzata perché? Perché nell'aspirazione del grasso vi è una grande percentuale di cellule staminali. E queste cellule staminali sono quelle cellule con una grande potenzialità di diversificazione. Che quindi sono state un po' ipotizzate, eh, impiego in campo medico, nella crescita di cellule cardiache, di cellule intestinali, siamo ancora un po' in fase di sperimentazione. Sì. Però per quanto riguarda la chirurgia plastica, è fuori discussione che questo grasso recuperato, opportunamente trattato, reiniettato, ad esempio, in un seno mastectomizzato. Migliora la qualità delle cicatrici, addirittura allora quel famoso Nei. problema delle mastectomie con queste cicatrici vistose ma necessarie, che poi si infossano, che poi si retraggono, che poi tirano e creano disagio alla paziente. Se sopra la protesi viene messo sto grasso, oltre ovviamente a darle un aspetto molto più naturale, come posso spiegare? Ammorbidisce la cicatrice? La, la rivitalizza invece di un tessuto fibroso, lo fa vivo. Questo lei l'ha sperimentato Assolutamente, direttamente, sì. quindi lo utilizza e viene... il sì. grasso che viene prelevato dalle parti ovviamente dove questo ah, è... classico è la richiesta di togliere il grasso dalle, dagli arti inferiori o dall'addome, eccetera. Qualcuna chiede per esempio di rimodellare il volume del viso, anche qua viene usato, però diciamo che la richiesta preponderante è nel seno. Con questo però ci tengo a dire: non è che il lipofilling al seno sostituisca la mastoplastica additiva. No, va completamente. No, perché no, anche ma infatti... internet pone la, la scelta o protesi o ah. lipofilling. Non è assolutamente così? No, ci sono però dei casi di interventi eh, in persone che hanno avuto un tumore al seno, eccetera, dove è stato, viene proposto, eh, proprio anche tra l'altro qui in Veneto, in una struttura ospedaliera, questo tipo di, eh, di, di situazione, che è molto anche lenta nel rimpinguare completamente. Esattamente sì, anche perché è il abbastanza... grasso si, un po si consuma, quindi è un intervento che ha sempre bisogno di piccoli riaggiustamenti, non è un intervento definitivo. Quindi non è consigliabile, anche in caso di intervento? Interventi, diciamo, necessitati. Fra l'altro da noi no, ma in Francia è stato un po' messo al bando, perché questo grasso che viene iniettato nel seno e come tale può sempre avere una percentuale di evoluzione organizzativa, cioè calcificazione. Uh -huh. Ha posto il problema se poi, al momento della mammografia, le calcificazioni sono per il grasso iniettato o perché sono l'inizio della malattia del seno. Quindi è una procedura che è stata alla grande eh, supportata, adesso ci sono un po' dei segnali di ripensamento o perlomeno di eh, dosarla. Assolutamente, eh sì, questo bisogna stare molto attenti. Ecco, qua stiamo parlando di cicatrici. Posso dire una sì. cosa, ricollegandomi con il dottor Cicogna, eh, anche tante volte per motivi lavorativi, viene chiesto, io parlo per, quanto, cioè per la mia esperienza. E mi dicevo, io ho dei clienti che fanno le modelle professionistiche, cioè mi dicevano che adesso, per esempio, quanto riguarda l'intimo, la misura richiesta per poter lavorare è la terza: quindi, tante volte anche proprio per motivi, non solo puramente estetici personali, ma anche proprio lavorativi. Ecco, volevo solo dire questo in aggiunta. Sì, sì, sì quindi risulta essere un po'. Io invece, una... mh, volevo dire una cosa a proposito della certificazione mm. perché sembra che siano i prodotti migliori, le quanta gente si sottopone all'intervento da un medico che ha solo la laurea in medicina? Cioè, non ha mai chiesto la specialità in chirurgia plastica che ovviamente offre maggiori garanzie. Cioè, senza Classico cercare grandi certificazioni, se la persona si scrive dottor Mario Rossi, chirurgo estetico, la legge glielo consente. Cioè, una, con la laurea in medicina lui può esercitare la chirurgia estetica. Allora, non cerchiamo eh, certificazioni europee o ISO è base. Eh, Quanta gente va a operarsi o perlomeno chiede al medico le sue referenze? Mm. Punto eh, di domanda. Esatto, questa è una bella, bella provocazione che fa, deve far riflettere anche qui, però. naturalmente Perché, ci troviamo... ovviamente, nel momento difficile, quanti medici. Eh sì, abbandonano la loro professione quotidiana e, e, si, mettono e si mettono nell'ambito magari della medicina estetica se non proprio della chirurgia. Però io chiedo, invece di certificare strutture eccetera, chiedete almeno al medico che titolo di studio, eh che specializzazione sì. ha. Assolutamente, se ce l'ha farà già delle scelte di suo in certo modo, questo potrebbe essere già un'indicazione importante. Andiamo in pubblicità poi ritorniamo insieme. Ma perché non lavorano? Allora, eh, parliamo anche un attimo, acceniamo questo argomento perché è altrettanto importante, perché se ne parlava anche prima: non va più tanto l'abbronzatura fine a se stessa, però in realtà non va anche per un'altra ragione. Questo lo si riscontra perché molte persone hanno avuto delle ripercussioni, delle conseguenze, dei problemi cutanei di non poco conto. E adesso infatti sono tantissimi prodotti che dall'Oriente sono arrivati qui da noi per schiarire la pelle, per le macchie cutanee, per le imperfezioni. In che termini anche in estetica si può agire e poi vediamo invece nel settore della chirurgia che cosa è possibile fare per porre rimedio a situazioni che danno anche magari con l'età poi possono veramente essere pesanti da sostenere. Beh, se lei mi parla di crono invecchiamento, chiaramente tocchiamo un settore, quindi tocchiamo un tipo una tipologia di trattamenti si mi parla di invecchiamento da sole con relative macchie cutanee, piuttosto che alle volte vere e proprie bruciature. Sì, rughe, i della... Sì, rughe, ma eh, vere e proprie, mi creda, vere e proprie bruciature, ecco perché è intervenuto il decreto 2011. Guardi, personalmente la lampada l'ho tolta perché non ho più problemi che non diciamo le soddisfazioni. Al di là del fatto che io sono. Eh, già di mia è una persona non tanto a favore della troppa abbronzatura, perché poi è inutile voler pretendere da un prodotto il risultato eclatante. Quindi è chiaro che l'idratazione della pelle viene meno quando io esagero. Quindi, come tutte le cose, quando andiamo all'eccesso, chiaramente non, abbiamo, non possiamo avere un buon risultato. Eh, per quanto riguarda l'invecchiamento da sole, ci sono dei prodotti oggi che, veramente, al di là del fatto che arrivino da chissà dove, anche qui in Italia, proprio come formulazioni ben studiate che lavorano non solo con cocktail di acidi, ma lavorano con delle sostanze, tipo ecco, l'acido mand mandelico mi viene in mente, che è uno dei componenti principali di questi prodotti che effettivamente funzionano, che dà degli ottimi risultati su queste macchie appunto da sole. È chiaro che però se noi andiamo a dire alla cliente acquista questo prodotto, fai questo trattamento, ottimo, stupendo, fantastico. E non previeni prima con degli ottimi fattori di protezione e nei fare. solari ci sarà anche molto da dire, anche questo. Eh sì, Volevo, ecco, anche mi permetto di dare queste cose ma non per voler prendere il mestiere di nessuno, è semplicemente perché faccio questo mestiere, quindi ci tengo a ribadire certi concetti e sono tutte cose che vedremo più in là. La garanzia quindi di una protezione, quindi usare uno stick 50 che io consiglio naturalmente sempre quando svolgo un tatuaggio o una dermopigmentazione come protezione proprio alla zona esposta, ma comunque tanto di più quando frequento una, una piscina piuttosto che una sauna, piuttosto che mi espongo volutamente al sole o a una lampada. Quindi fattore di protezione. Totale, sappiamo benissimo, non esiste se non andiamo a prendere effettivamente l'ostro di zinco, quindi la pasta bianca, ci spalmiamo perfettamente viso, collo, decoltaio e tutto. E tante volte comunque si supera anche questo, questa problematica e si fa, chi ci tiene lo fa, però comunque quantomeno uno stick protettivo, fattore 50, fattore protezione 50, eh, io dico che è importante. L'idratazione è ancora più importante, quindi... E il fatto che la bronzatura a livello proprio estetico di colorazione bruciacchiata non vada più e quindi sempre più queste pelli, sì mediterranee, però idratate e curate con quella doratura piuttosto che l'eccesso di, sicuramente mh, per me è solo un vantaggio perché chiaramente poi la ruga anche d'espressione si noterà meno. Quindi, ecco, quello che può offrire sicuramente è la formazione per quanto ci riguarda, l'informazione alla cliente e il prodotto che effettivamente abbia un buon risultato. Non andiamo poi a parlare di quello che il chirurgo può offrire esatto. a livello. Eh sì, perché anche eh, infatti, questo c'è da dire. Eh, infatti, qua volevo appunto allacciarmi eh, a questo discorso. Sì. Che cosa può. Può offrire appunto quando noi. E noi diciamo, diventiamo un po' un cappello per quello che a poi. Un completamento la lavoro, eh esatto. Sì, per un completamento sicuramente. Penso che il dottore ci possa dire sapere Anche a questo riguardo, magari non è il core business, tra virgolette. Per i danni da sole? Per i danni, ma anche di invecchiamento, le rughe e quant'altro. Allora, so per, di... per, per il fotoinvecchiamento, cioè dovuto all'eccessiva esposizione solare, c'è la grande massa dei filler, cioè dei riempitivi, delle terapie revitalizzanti, dell'acido ialuronico. Ma lei li iaronico. considera validi? Prego. Li considera validi? Assolutamente sì, io dico sempre che se una donna decide di fare dell'acido ialuronico una volta o due l'anno, fermo restando che è un nostro costituente della pelle, cioè uh -huh. non è una sostanza esogena, è una cosa che già c'è. Dico sempre che se anche in giovane età comincia a un trattamento l'anno, dopo una decina d'anni, al di là del fatto che abbia qualche ruga in meno, ma indubbiamente è investito nella sua pelle. Quindi è un trattamento che non va Quindi mai sprecato. Quindi salutare, salutare, assolutamente. Sì. E invece per quanto riguarda gli altri, rapidissimo che siamo in chiusura? Beh, per le macchie da sole io lascio il lavoro ai dermatologi, ai loro peeling, eccetera. Diciamo che il lifting è un po' tramontato. Un, un po, po' perché è un intervento invasivo, un po' perché purtroppo ci sono visti in giro volti un po' ridicoli, la chirurgia del volto è decisamente in carro. Ah, ecco, quindi questo lo conferma. Benissimo, il tempo è volato, io vi ringrazio di essere stati con noi in studio. Naturalmente una battuta, proprio un augurio <ride> che vogliamo fare. Mi piace il termine che ha usato il dottore ed è assolutamente anche mio investimento sulla propria persona. Ah, ecco, sulla persona, sul proprio essere e sulla propria salute, perché quando parliamo un po' di quel costo in più, e dietro c'è un professionista serio con una struttura seria, prodotti certificati seri, ecco qua il suggerimento: fatevi chiedere il classico eh, diplomino in più che male non. Fa, andate a controllare, è un investimento in, tutto, in senso olistico. Grazie ancora, noi come sempre ci ritroviamo domani.